Intanto far uscire un carcerato a lavorare vuol dire dare al carcerato, quindi alla persona, un'opportunità di riscatto. Questo è il primo punto. Fare conciliare il lavoro per una persona che ha delle limitazioni della propria libertà importanti e serie è veramente un'impresa complicata, nel senso che il carcere e il mondo del lavoro a volte veramente hanno dei tempi che non sono compatibili. Per noi vuol dire averlo fatto da 30 anni, vuol dire essere riusciti ad avere un'organizzazione aziendale che compensi anche quelle che sono appunto queste sfasature di tempi e di metodo, però abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati con tanta fatica perché i tempi sono veramente complicati, però i risultati che oggi noi possiamo vantare sono dei risultati che ci danno una grandissima soddisfazione rispetto all'inserimento dei detenuti sul lavoro. Facciamo un esempio concreto. Il comune di Parma sta portando in orario serale la raccolta differenziata. Ma voi che fate questo servizio, come fate a garantire un lavoro al carcerato in questo orario? Questo è un problema molto serio perché il carcerato di notte generalmente non gode dei benefici dell'uscita dal carcere, quindi vuol dire in questo momento non poter impiegare le persone in stato di detenzione all'interno della raccolta differenziata, ma ancora peggio significa non riuscire a dare alle stesse persone che oggi questo servizio lo fanno di giorno l'opportunità di continuare a farlo in orario notturno e quindi questo è sicuramente un problema molto serio, un problema importante. Ma quindi qual è il rapporto con i carcerati? Quali sono gli aspetti positivi e negativi di questo rapporto di lavoro? Beh, partiamo dal presupposto che se identifichiamo il carcerato come tale, già lo etichettiamo. Per quanto riguarda la nostra visione dell'inserimento lavorativo e comunque dello sguardo che noi diamo, è sempre uno sguardo che è rivolto alle persone, quindi la persona in quanto tale prescinde dalle etichette e dagli stigmi. Quindi questo per noi è il dato di fatto di partenza. Poi, se vogliamo scendere nel dettaglio, possiamo dire che le persone che escono dal carcere sono le persone più motivate al lavoro che ci sia, perché ovviamente uscire a lavorare è il primo obiettivo che hanno i detenuti, per cui se non ci sono implicazioni differenti, sono lavoratori perfetti, perché comunque ci sono sempre e non mancano mai. Quindi da questo punto di vista è proprio una battuta finale per dire che il detenuto è una persona che ha un grande stimolo verso il lavoro, proprio perché il lavoro è un riscatto di una condizione molto, molto, come dire, impegnativa. Grazie mille, ringraziamo Patrizia Bonardi, presidentessa della cooperativa Sirio. Grazie a voi.